Buongiorno a tutti, volevo ringraziare l'Accademia e gli organizzatori per l'invito. Si sente bene, sì. Niente, do una rapida, come dire, resoconto biografico di Tullio Levi Civita, che si laurea all'Università di Padova con una tesi diretta da Gregorio Ricci Curbasto sulla teoria degli invarianti. 5 anni dopo diventa professore di meccanica alla stessa università, dunque una carriera brillantissima, coronata di premi, riconoscimenti. Diventa presto anche membro corrispondente, poi effettivo, dell'Accademia dei Lincei. E importante nella sua carriera è il trasferimento a Roma del 1918. Quando diventa professore di analisi e qualche anno dopo cioè, sarà poi il trasferimento sulla cattedra di meccanica razionale. E qui, come dicevo, è importante il suo trasferimento perché avrà colleghi matematici di primo piano, come Volterra, ma anche come dire, delle interazioni con i fisici piuttosto importanti, come vedremo. Dunque, la sua ricerca si articola tra matematica pura e applicata, anche se i suoi contributi più significativi sono nel campo della fisica matematica e della teoria della relatività. Dunque, qua volevo citare una frase di Carlo Cattaneo, che è stato matematico, fisico, suo allievo e poi suo collaboratore all'Università di Roma, che scrive: se si domanda quale collocazione abbia avuto Levi Civita nel quadro delle scienze esatte, la risposta sarà qua. Certa sarà, Levi Civita fu un grande matematico. La risposta è certamente corretta, ma non è completa. Levi Civita fu indubbiamente un sommo matematico nella intuizione e nella creazione matematica. Egli raggiunse livelli che pochi nel suo tempo hanno raggiunto, ma quello che forse non è evidente per tutti è che quando Levi Civita trattava un problema fisico non era quello per lui, non dirò il pretesto, ma anche soltanto l'occasione di fare della buona matematica sfruttando una inesauribile e insostituibile fonte di ispirazione, egli aveva interesse e curiosità per il problema fisico in sé. E questo è certamente vero, come vedremo nel corso della conferenza. Diciamo anche che Levi Civita si interessa molto presto, come abbiamo visto nella conferenza di Battimelli, alla teoria della relatività, ristretta, dunque già nel 1907 da come dire, pubblica dei lavori importanti sulla massa elettromagnetica. E del 1915 è il suo contributo essenziale alla formulazione della relatività generale, che si concretizza in uno scambio epistolare con Einstein, che si ebbe tra il marzo e il maggio del 1915, e rimando all'articolo di Cattaneo e De Maria per maggiori dettagli. Qui ho citato la lettera in cui Einstein riconosce, diciamo, i propri errori nel suo Entwurf e la formulazione corretta, infatti, delle equazioni di campo ci sarà nell'autunno successivo, grazie appunto alle osservazioni e ai commenti di Levi Civita. Ecco, tuttavia a partire dal 1917 che Levi Civita contribuisce nei suoi lavori proprio alla teoria della relatività generale con delle pubblicazioni, alla relatività in generale, diciamo, generale e ristretta. Mi concentro sul periodo in questa comunicazione tra il 17 e il 27. Del 17 vedremo sono vari lavori di contenuto relativistico, ma anche
questo per esempio di geometria differenziale, ma comunque legato alla teoria della relatività, e del 27 è la pubblicazione del suo trattato tensoriale di calcolo differenziale assoluto nella traduzione inglese, in cui è inserita una parte, la parte terza, sulle applicazioni fisiche, che è nuova e che compendia il suo lavoro sulla relatività ristretta e generale. Quindi non parlerò dei contributi successivi, comunque interessanti, certamente al teorema dei tre corpi relativistici negli anni 30 e altri suoi lavori successivi, diciamo al 1929, in cui tra l'altro interviene sui lavori contemporanei di Dirac e Schrödinger, osservando tra l'altro il fatto che le equazioni di Dirac non tengono in conto la relatività generale e cercando di apportare un contributo originale. Bene, anche su questo periodo, dal 17 al 27, certamente non sarò esaustiva, infatti lo scopo un po' di questa comunicazione è dimostrare attraverso alcuni lavori di Levi Civita che concernono la ricerca, l'insegnamento e la divulgazione della relatività, qual è il suo approccio alla teoria della relatività generale, un po' le linee guida che seguiva, i principi a cui si atteneva. Questo lavoro, infatti, che volevo citare adesso è un lavoro che è quello in cui Levi Civita introduce il trasporto parallelo, un lavoro che si annovera normalmente tra quelli di geometria differenziale, ed è uno dei due più importanti contributi alla geometria differenziale di Levi Civita. Il secondo sarà di 10 anni dopo, sulla deviazione geodetica. Dunque, perché inserirli tra i lavori relativistici? Ma perché tutti e due gli articoli traggono origine da una riflessione ispirata alla teoria della relatività generale e si applicano con successo a questa teoria. In questo lavoro, ecco, questa è l'introduzione un po' che fa Levi Civita, in cui spiega che la teoria della gravitazione di Einstein considera la struttura geometrica dello spazio ambiente come tenuissimamente ma pur intimamente dipendente da fenomeni fisici che vi si svolgono, a differenza delle teorie classiche che assumono lo spazio fisico quale dato a priori. E poi cerca una interpretazione geometrica dei simboli di Riemann, che fino a quel momento hanno un'espressione analitica ma nessuna interpretazione geometrica, che lui riesce a dare grazie alla definizione di parallelogramma infinitesimo e a un ciclo che opera su questo parallelogramma infinitesimo grazie di un vettore, di un tensore che si muove per parallelismo lungo questo parallelogramma infinitesimo, e alla fine ci sarà una differenza di direzione normalmente rispetto al valore iniziale, che riesce a legare con il tensore di curvatura di Riemann. Bene, non entro comunque nei dettagli di tutto questo, soltanto qui alla quest'ultima parte della citazione osserva che quest'idea di trasporto parallelo non l'ha trovata, non c'è traccia né in Riemann né nei commenti di Weber che fa le opere di Riemann, e che questo è indispensabile per dare una veste geometrica a una serie di interpretazioni, una serie di simboli che comunque fino a quel momento erano espressi solo analiticamente. Bene, andiamo adesso a una serie di lavori
del 1917. Prima però fatemi dire che il trasporto parallelo in effetti riguarda soprattutto la struttura matematico-geometrica della teoria della relatività e risulterà poi ovviamente fondamentale nella definizione di geodetica e dunque di moto inerziale, che è evidentemente alla base della dinamica relativistica. Ecco, altri articoli sono pubblicati dalle Vicivita ancora nel 1917, tutti sui rendiconti dell'Accademia dei Lincei, e questi riguardano più direttamente la fisica relativistica. Il primo articolo concerne proprio la relatività generale, si situa in continuità con il coinvolgimento che ha avuto Levi Civita nella formulazione delle equazioni di campo che abbiamo ho citato prima, la sua corrispondenza con Einstein in particolare. Ecco, in questo lavoro Levi Civita propone cioè si riferisce a due precedenti lavori di Einstein del 1916, in cui Einstein propone per il tensore gravitazionale una definizione che, scrive Levi Civita, non può risguardarsi definitiva per questioni di invarianza. In seguito a questa definizione, in un articolo del 1916 sulle onde gravitazionali, Einstein è obbligato a affrontare strani risultati, dice Levi Civita, sulle onde gravitazionali che giustifica solo grazie all'introduzione di accomodamenti desunti dalla teoria dei quanti. Per i dettagli e un contesto più ampio ancora c'è un articolo ancora di Cattani e De Maria sulle leggi di conservazione ancora pubblicato negli Einstein Studies che poi cito in bibliografia. Ecco, qui mi limito soltanto a mettere in luce i diversi approcci di Einstein e di Levi Civita rispetto a appunto una legge di conservazione dell'energia, e questi approcci mostrano bene, si mostra bene, diciamo, la distanza tra i punti di vista dei due scienziati. Dunque, innanzitutto osservo che per trovare quella che Levi Civita chiama la corretta espressione del tensore di Einstein, Levi Civita usava per la prima volta in teoria della relatività le identità di Bianchi. E introduceva questo tensore AIK che chiamava gravitazionale inerziale, poiché la sua definizione è a partire dal tensore metrico da cui dipendono simultaneamente gravitazione e inerzia. Tale tensore si esprime infatti in funzione, lo conosciamo bene, del tensore di Riemann, nel modo che ho indicato, e applicando le equazioni gravitazionali TK più IK uguale a zero, dove TK è l'usuale tensore energetico, lo chiamava lui, questa dà luogo a una legge di conservazione, che è del tutto analoga, tra l'altro, a quella della meccanica classica, in cui ci sono le forze motrici e c'è l'accelerazione. Vi è uno scambio di lettere che appunto è poi dettagliato e ben spiegato nell'articolo di Cattani e De Maria, quindi non sto a entrare nei dettagli, in cui appunto si discute, ecco, sulla legge di conservazione e sulla legge di conservazione invece che era stata precedentemente proposta da Einstein e che è quella che vedete. Einstein la ripropone nella sua risposta pubblica, che dà pubblicamente a Levi Civita in un articolo pubblicato nel 18, e appunto ribadisce l'importanza di questa legge in cui i T grande, i J sono sempre le componenti del tensore energia-impulso e i T piccolo, i J, sono delle funzioni di GJ e delle loro derivate prime che appunto non sono dei tensori. Sono, cioè, la loro forma è quella di pseudotensore.
Dunque, qui qualche intervento di Levi Civita e di Einstein che mostra bene i diversi punti di vista sulla relatività generale e su come procedere per trovare dei nuovi risultati che siano anche dei risultati accettabili e corretti. Levi Civita, per esempio, scrive dal punto di vista matematico, le fa difetto, le è riferito alla legge di conservazione di Einstein, quel carattere invariantivo che dovrebbe invece necessariamente competerle secondo lo spirito della relatività generale. Poi scrive, in realtà la spiegazione è meno riposta, qui si riferisce agli strani risultati che aveva trovato Einstein utilizzando il suo tensore, il suo complesso, perché non è un tensore T piccolo IJ, e che per i quali aveva dovuto scomodare la teoria dei quanti. Allora Levi Civita dice, in realtà la spiegazione è meno riposta, tutto dipende dalla non corretta forma assunta per il tensore gravitazionale. E vedremo che con la nostra determinazione scompare automaticamente ogni possibilità di paradosso. E Einstein da parte sua, ma ci sono differenze di opinione riguardo alla questione se oppure no le T piccolo IJ devono essere interpretate come le componenti del campo gravitazionale. Io considero questa differenza di opinioni irrilevante come una mera questione di parole. E poi scrive, tuttavia, appunto, come dicevo, Einstein continua a riproporre e a preferire la sua stessa legge di conservazione e rispetto a quella proposta da Levi Civita e a quest'ultimo, appunto, che si opponeva a questa forma non tensoriale del T piccolo IJ, rispondeva: ma io non capisco perché solo quantità con le trasformazioni caratteristiche delle componenti di un tensore dovrebbero garantire un significato fisico. E poi fa anche un'osservazione su una questione fisica che contraddittoria se si accetta la legge di conservazione di Levi Civita, perché dice non la legge di Levi Civita non esclude la possibilità che un sistema materiale si dissolva nel nulla senza lasciare traccia. Dunque, i punti di vista sono piuttosto diversi, a mio avviso, e significativi. Qua volevo concludere queste osservazioni con questa con una frase, tratta dall'articolo che dicevo di Cattaneo e Maria, i quali scrivono a questo riguardo che Einstein sostiene la sua idea di una definizione non convariante dell'energia gravitazionale su base di argomenti fisici, mentre Levi Civita si fonda su principi matematici. In fondo dicono questo, e dicono anche che appunto Einstein ha continuato a difendere la sua legge di conservazione e che i moderni studiosi di relatività generale seguono tuttavia l'approccio di Einstein più che quello di Levi Civita alle leggi di conservazione. Ecco, nell'articolo che abbiamo appena visto, Levi Civita riguarda dunque la matematica come la scienza che dovrebbe dirigere e regolare la fisica e che ne sta addirittura al di sopra, in qualche senso. Il principio di covarianza, in particolare, è un elemento da non prescindere che riassume l'essenza stessa della relatività generale. Questo atteggiamento è riproposto da Levi Civita anche in altre discipline, per esempio nell'idrodinamica, ed è proprio tipico del suo pensiero. Inoltre, Levi Civita insiste sul fatto che la sua legge di conservazione costituisce una generalizzazione di quanto accade in meccanica classica, e in effetti l'idea di identificare nella relatività gli stessi principi della fisica newtoniana, sebbene estesi a questo contesto più generale, sta alla base del suo approccio alla relatività ristretta e generale, ed è un leitmotiv che troviamo in gran parte della sua opera di ricerca, diffusione e insegnamento su questi argomenti.
argomenti. È il passaggio delicato dalla meccanica classica alla meccanica relativistica e anche a fondamento delle soluzioni di prima approssimazione delle equazioni gravitazionali che sono soprattutto sviluppate in questo gruppo di lavoro di lavori sempre del 1917. Ecco, Levi Civita cercava qui la soluzione delle equazioni di campo gravitazionale nell'ipotesi di staticità, da cui seguono essenzialmente due fatti. Uno, la scomparsa del tempo come variabile indipendente, e due, la riduzione delle incognite del tensore metrico dello spazio-tempo GJ da 10 a 7. Questi problemi inoltre erano molto interessanti a quell'epoca perché erano più semplici dal punto di vista matematico e significativi dal punto di vista fisico, visto che fornivano dei modelli statici dell'universo e in quel momento non vi era ancora l'idea che vi fossero dei modelli dinamici, non si studiavano ancora i modelli dinamici, insomma. E dunque, dopo aver dedotto le equazioni gravitazionali, in questo caso, insomma, che abbiamo visto, Levi Civita considera, cioè della staticità, Levi Civita considera delle ipotesi semplificatrici. La prima ipotesi suppone che il campo gravitazionale sia debole, e la seconda che la metrica spaziale sia prossima alla metrica euclidea. Quindi in queste zone vuote di prima approssimazione andava a dedurre il DS quadro che ho scritto lì, è l'equazione star, in cui che corrisponde a un assegnato campo di forze newtoniane con potenziale U. Bene, qui ci sono tutte le descrizioni. Allora, quello che è piuttosto rilevante è che, come osserva Levi Civita, ogni soluzione della teoria del potenziale classica, che è rappresentata da un ben preciso potenziale gravitazionale, dà allora luogo, attraverso la formula star, a una ben determinata soluzione einsteiniana di prima approssimazione e viceversa. Dunque, riesce a stabilire una corrispondenza biunivoca tra soluzioni classiche e soluzioni einsteiniane via di prima approssimazione via l'equazione star. E Levi Civita va poi a studiare il problema statico nella sua generalità e senza criteri di approssimazione. Cioè, questo è un punto di vista interessante, perché ancora una volta vediamo che cerca comunque di partire da un caso particolare e poi generalizzare a casi più generali. Sebbene chiaramente si scontra con delle difficoltà tecniche, perché perché i conti sono troppo difficili, quindi è costretto a aggiungere in realtà delle ipotesi. Allora gli viene l'idea, poiché vi era già stata Schwarzschild, già nel 1916 aveva dedotto le soluzioni delle equazioni di Einstein del caso statico per un campo a simmetria sferica, Levi Civita considera un campo a simmetria cilindrica. Ecco, questo è sotto altre ipotesi riesce a dedurre una metrica che è la più generale metrica, ancora oggi definita la metrica più generale cilindrica del caso statico. Ecco, qui sono parole di Levi Civita tratte dai suoi fondamenti di meccanica classica e relativistica. Ci si trova a questo punto in condizioni analoghe a quelle in cui si è trovato Newton, sostituendo alle leggi cinematiche di Kepler il principio dinamico dell'attrazione universale, che ha consentito non solo di includerle come risultati di prima approssimazione, ma di prevedere in proporzioni grandiose nuovi fatti che hanno trovato mirabile conferma. Nella sostituzione allo schema classico dell'impostazione relativistica, le previsioni riguardano fenomeni più minuti, ma almeno qualcuno di essi è, anche con gli attuali mezzi sperimentali, accessibili all'esperienza.
Ecco, dal 1918 Levi Civita pubblica dei lavori di divulgazione sulla relatività ristretta e generale. Le idee fondamentali, quelle di coerenza tra fisica classica e fisica relativistica, sono riproposte anche nella sua attività di divulgatore, e in questo contesto gioca un ruolo fondamentale il principio di Fermat, che costituisce il tema centrale di diversi contributi. Il primo lavoro, per esempio, è proprio sulla teoria di Einstein, il principio di Fermat, è stato pubblicato sul Nuovo Cimento, che è il giornale della Società Italiana dei Fisici. E nell'articolo Levi Civita mostra ai fisici come anche in relatività ristretta continuano a valere alcuni principi della fisica classica. In particolare è fiero di poter mostrare ai fisici che il principio di Hamilton, il principio della minimazione, che nel caso classico ha la forma H, si può poi estendere al caso relativistico, e che lì tra l'altro ha un carattere invariantivo. Gran parte di queste considerazioni erano già note. Come dicevo, è un articolo divulgativo, non di ricerca, però Levi Civita vuole convincere, ecco, i fisici italiani che la relatività è una teoria interessante, che rende conto di fatti altrimenti inspiegabili, e che comunque abbracciare la teoria della relatività non significa rinunciare alla meccanica classica, perché i principi che, come dire, che regolano le due teorie sono in gran parte gli stessi. Questo è il caso del principio di Hamilton. Poi osserva che i raggi luminosi sono le geodetiche di lunghezza nulla di una metrica quadridimensionale indefinita. Questo l'aveva, appunto, anche questo era ben noto all'epoca. E infine vuole legare tale postulato, quello che abbiamo visto prima, cioè la generalizzazione del principio di Hamilton, con un altro criterio induttivo a priori plausibile, cioè il principio vuole definire l'andamento dei raggi luminosi associando appunto al postulato precedente il principio di Fermat, ben noto, e anche questo un principio della fisica classica. E dimostra infine l'equivalenza per ogni metrica stazionaria dei due principi d'ottica geometrica, cioè la geodeticità quadridimensionale e il minimo tempo, cioè il principio dato dal principio di Fermat. Questi due principi, dunque, che sono fondamentali nella fisica classica, restano tali anche nella fisica, nella meccanica relativistica. L'altro lavoro che ho citato ha come titolo come potrebbe un conservatore giungere alla soglia della nuova meccanica. Questo è un lavoro ben noto, è stato pubblicato in tantissime lingue già a quell'epoca, subito appena è stato, cioè pochi anni dopo la sua pubblicazione in italiano, alcune traduzioni sono state fatte addirittura lo stesso anno. E qui Levi Civita intendeva convincere i numerosi conservatori che avevano la cura di preservare lo splendido edificio della fisica classica, che la teoria di Einstein non solo fosse valida, ma che non fosse neppure necessario demolire i pilastri fondamentali della fisica newtoniana per accettarla. Levi Civita voleva mostrare, attraverso un paio di formule classiche, semplici e compendiose, come un legittimo desiderio di legittimazione formale da un lato e di sintesi concettuale dall'altro renda plausibili alcune modificazioni di leggi generali, quantitativamente lievissime, speculativamente grandiose, che hanno ricevuto in questi ultimi anni un assetto sistematico per opera di Einstein, fornendo spiegazione esaurente di più esperienze, specialmente di una celebre esperienza di ottica e di un fatto astronomico, si riferisce allo spostamento del perielio di Mercurio,
mercurio e l'altro la deflessione dei raggi luminosi, di fronte a cui restavano impotenti vecchi e pur gloriosi schemi nonostante i più vigorosi sforzi. Ecco, qui si riferisce dunque alle celebri osservazioni astronomiche del maggio 1919 che appunto avevano lo scopo di misurare queste, entrambi i fatti che Levi Civita, a cui Levi Civita si riferisce. E Levi Civita riprende dunque gli argomenti del suo primo articolo, quelli sviluppati nell'ambito della relatività ristretta, e ribadisce l'importanza della generalizzazione del principio di Hamilton, quell'H', che abbiamo visto sopra, deduce da questo principio il seguente principio variazionale, dal quale deduce che la deflessione dei raggi causata dal Sole ha il valore 0,88. Ecco, a questo punto Levi Civita calcola l'effetto di masse materiali sulla propagazione della luce secondo la teoria di Einstein e trova quest'altro principio, quest'altra equazione. Dice: in definitiva le cose vanno come se lo spazio ambiente, che in realtà, o se vogliamo essere agnostici, secondo la concezione einsteiniana si è incurvato, rimanesse rigorosamente euclideo e i raggi vi fossero definiti dal principio variazionale, quello che vedete, rappresentando con U il potenziale newtoniano delle masse che si prendono in considerazione. Quindi, come vedete, c'è una sola differenza, come anche lui scrive, c'è un fattore 4, vedete, prima c'era un fattore 2, e premesso ad U, si può quindi inferirne che anche secondo la teoria della relatività generale i raggi luminosi entro un campo di forza potenziale U si identificano con un fascio di traiettorie dinamiche rispettando però al potenziale doppio. Infatti trova la giusta deflessione, cioè il doppio della deflessione che aveva trovato in precedenza. Ecco, spero di... bene, cercherò di accelerare. Volevo solo dire qualcosa di altre attività di divulgatore. Qua ho parlato di qualche articolo. Queste attività sono a carattere più ampio. Del 1917, per esempio, la prefazione alla traduzione italiana del libro di Einstein, nel 21 collabora con Enriquez per invitare Einstein a Bologna, del 23 è un interessante libro, cioè una traduzione italiana del libro di August Kopff, alla quale vi è un'interessante corrispondenza con l'editore Oepli, che fa capire come Levi Civita, l'apporto di Levi Civita sia stato essenziale per per redigere una parte del volume a cui hanno partecipato molti matematici, fisici, astronomi italiani e stranieri, alcuni dei quali anche opposti alla teoria della relatività. Vi sono articoli anche di La Rosa, Sommigliana e Righi, per esempio. Ecco, poi la sua attività al Seminario Matematico di Roma, per esempio queste sono nei primi anni, ecco, le conferenze che organizza, tra le quali anche il suo articolo che abbiamo citato, come potrebbe un conservatore, eccetera, è stata in effetti una conferenza che ha tenuto in quel quadro. È interessante l'ultima, anche la conferenza che lui organizza, che poi sarà un dibattito
di tutta una giornata a cui partecipano matematici, fisici, astronomi romani soprattutto, e che riguarda le recenti conferme astronomiche proprio della teoria della relatività. Ecco, per concludere la sua attività di ricerca del periodo 17-27, ricordiamo il secondo contributo importante di Levi-Civita alla geometria differenziale, che prende spunto ancora dalla teoria della relatività e che è l'introduzione del concetto di deviazione geodetica. Dunque qui è un po' l'idea che c'è dietro. Si considerano delle linee geodetiche che sono dei moti delle particelle in caduta libera, sono le traiettorie di particelle in caduta libera, e che sono molte, molto vicine le une alle altre e inizialmente si muovono parallelamente. Dunque il suo scopo sarà quello di trovare la distanza di queste traiettorie in funzione dell'arco geodetico, e per questo si chiama deviazione geodetica, una nozione che avrà un'influenza importante negli sviluppi successivi della teoria della relatività e sarà usata, anche sviluppata, da differenti autori. Ecco, non mi soffermo molto sull'insegnamento della relatività generale, soltanto volevo citare questo libro del 27, la traduzione inglese delle sue lezioni del 25, che viene pubblicato appunto con una parte in più. La parte in più sono poi i fondamenti di meccanica relativistica, che poi però vengono pubblicati un anno dopo. E qui c'è una sintesi interessante dei risultati recenti sulla teoria della relatività ristretta e generale e sull'ottica, e questa parte contiene una rielaborazione di quanto Levi-Civita aveva pubblicato in articoli e vari lavori. Qualche volta la storia è anche usata come elemento di particolare forza didattica nel suo lavoro, dove per esempio cita anche Riemann e Clifford, cioè l'idea che l'idea che curvatura dello spazio e fisica sono legati, dice, è stato chiaramente mostrato dalla teoria della relatività, ma questa idea era già stata affacciata indipendentemente da Riemann e da Clifford. Ecco, inoltre questo libro ha anche costituito un momento di interazione importante con la scuola romana di fisica. Durante il suo soggiorno a Pisa, Fermi ha approfondito numerose questioni di matematica e di fisica, come è chiaro dalle sue lettere a Persico, ma anche dai suoi quadernetti alla Domus Galileana. E scrive per esempio a Persico nel 24 novembre 21 che seguiva le lezioni di Bianchi, il quale Bianchi quell'anno introduce proprio il trasporto parallelo di Levi-Civita, e ispirato probabilmente anche da questo corso, Fermi inviava il suo articolo sulla legge oraria proprio alla fine del 21, poi fu pubblicato nel 22, e in cui introduceva le cosiddette coordinate di Fermi, che sono delle generalizzazioni delle coordinate normali. E questo è uno degli ingredienti indispensabili per introdurre proprio il concetto di deviazione geodetica. Levi-Civita lo cita, le coordinate di Fermi sono citate in maniera molto diffusa, però la prima citazione è quella di Levi-Civita, in cui appunto scrive usa chiaramente queste coordinate per trovare e per definire questo nuovo concetto. E tra l'altro Persico è colui che ha redatto le lezioni di Levi-Civita a Roma, che sono state pubblicate nel 25, ma sono state tenute negli anni 20-21 e poi l'anno successivo.
E tra l'altro Fermi e Persico sono anche molto impegnati nella diffusione della nuova fisica in Italia e partecipano al seminario matematico di Roma, dove tengono relazioni sulla meccanica quantistica e sulla relatività. Ecco, per riassumere, concludo. Quindi Levi Civita pubblica circa 30 lavori sulla teoria della relatività, è un attivista della prima ora, perché insomma i suoi lavori sulla, come dire, la sua diffusione anche delle opere di Einstein è nota, inizia già nel 1917, poi c'è, come abbiamo visto, tutto il suo lavoro, la sua attività presso il seminario di Roma. Fu il principale divulgatore anche tra i fisici delle teorie di Einstein in Italia e furono soprattutto, diciamo, gli studenti e i collaboratori di Levi Civita a contribuire alla teoria della relatività generale. Qui non, ho solo citato dei nomi, ecco, non parlerò di questo, si è occupato Capparini, per esempio, di questo aspetto, e comunque, nonostante l'impegno di Levi Civita per diffondere il più possibile la teoria della relatività, tuttavia questa teoria non ebbe una grande diffusione in Italia, soprattutto presso i fisici. E qui le parole di Giulio Maltese, che scrive che tuttavia, sebbene alcuni matematici italiani fossero interessati alla teoria della relatività, in particolare Levi Civita, non ne fecero la loro specializzazione e non si curarono di indagarne il contenuto fisico. Forse sono parole troppo, come dire, andrebbero un po' attenuate, ma questa è l'opinione di uno storico che ha studiato comunque questi problemi. Allora, concludo veramente mettendo un po' in rilievo i principi fondamentali, dunque, che hanno caratterizzato un po' l'approccio di Levi Civita alla teoria della relatività. E dunque, la relatività come fonte di ispirazione, l'abbiamo visto in due concetti di geometria differenziale, per esempio molto importanti, come il trasporto parallelo e la deviazione geodetica. Poi salvaguardare l'unità della scienza, cioè la fisica newtoniana come limite della fisica relativistica, questo era, diciamo, usuale ai tempi, però inoltre lui appunto partiva, come abbiamo visto, dalla fisica classica per poco a poco cercare di generalizzarle e trovare delle equazioni sempre più generali. E infine, fisica classica e relatività sono rette dagli stessi principi, cioè il suo scopo era anche quello di individuare quali principi fossero trasversali alle due teorie, e abbiamo visto il caso della legge di conservazione, il principio di Fermat, il principio della minima azione di Hamilton. E infine la matematica, che indica la strada alla fisica e con i suoi principi valuta e stabilisce anche la correttezza delle equazioni della fisica. Abbiamo visto l'esempio della covarianza nell'articolo del 1917 prima. Ecco, questo, quello, ancora una frase di Cattaneo che dice: credo che anche certo che quando Levi Civita indagò problemi di fisica o di fisica matematica, il suo apporto di matematico abbia prevalso sull'intuizione fisica. Questo è un po' la sintesi. Grazie.